Ciao carissimi, siamo di nuovo in diretta su Iris TV, Rinati Ordea per voi. Oggi vi ho preparato per le nostre famose lezioni di stile dei piccoli dettagli di tendenza ma molto importanti per la nostra sicurezza. Vi ricordate il nostro guanto? Perché uno? Ho pensato che la cosa più ideale è almeno uno di averlo, quello che noi utilizziamo. Siccome d'istinto ci viene a salutare gli altri, allora pensavo che la cosa migliore almeno di avere il guanto sulla mano destra. Un altro elemento importante è la nostra mascherina, tutta abbinata, con stile, abbinata sul nostro look. Oggi vi ho preparato un look da office. Per me è stata una giornata tipica nella nostra redazione televisiva di Iris TV, quindi pensavo di darvi questi piccoli dettagli. Che cosa dire? Tendenze autunno-inverno 2020-2021. Come vediamo, il nostro animalier è di nuovo di tendenza, anche nei dettagli come il cappello. Evidentemente non stiamo parlando di una pelliccia naturale, ma una pelliccia ecologica. Vi ricordate che una delle tendenze importanti è che aiutiamo animali, magari li adottiamo anche. Altri accessori importanti, ragazzi, sono gli occhiali da vista. Per me sono molto importanti, che sono anche per il sole, ma anche per la vista, però con stile, così come li ho abituate. Non potevano mancare la nostra borsina a tracolla. Un altro dettaglio molto importante è che le stampe quest'anno sono di tendenza. Abbiamo come accessorio anche la nostra piccola sciarpina e non poteva mancare la nostra bibbia della moda, il nostro Vogue. Giustamente, se voi volete essere secondo i passi con la moda, dobbiamo pensare sempre che è importante in questi tempi di essere in sicurezza, quindi i nostri guanti, la nostra mascherina. Diciamo che ormai l'autunno ci aiuta, questo tempo ormai è ufficiale, oggi siamo in Città Alta a Bergamo. Come lo vediamo, questo arcobaleno di fogli molto colorati ci accompagnano per la nuova stagione. Speriamo che ci tenga così. Questi sono dei piccoli dettagli per il nostro corso di personal image, ma perché no anche come personal shopper. Vi ricordate che in passato vi ho raccontato tantissime cose sul fatto che la prima cosa che noi lo dobbiamo fare è di trovare il nostro stile. Io vi ho dato solo dei dettagli, però voi stessi dovete trovare il vostro stile per poi sapere anche come fare il shopping. Quindi rimanete con me, perché a breve faremo anche una piccola sessione di shopping. Abbiamo parlato prima del nostro corso di personal image. Adesso dobbiamo parlare del personal shopper. Evidentemente non potevano mancare i nostri sacchetti, la nostra mascherina, perché dobbiamo fare shopping in sicurezza. Mascherina, anche il guanto se lo vogliamo, e mantenere le distanze. La prima regola che lo dovete sapere, ragazzi, è proprio questa. In base al vostro stile, che l'abbiamo scelto, iniziamo anche a fare shopping. Non shopping addicted, non shopping compulsivo, molto importante. Ci sono degli elementi base che ogni donna, ogni ragazza dovrebbe avere nel suo armadio. Sono elementi conservativi che li possiamo utilizzare in qualsiasi momento, come può essere il tubino. Nero sarebbe l'ideale per ogni gusto, in ogni occasione, e molti altri. Quindi state con noi, perché vi farò vedere anche altri dettagli.
siamo arrivati al finale, il nostro shopping con stile è finito qui in Città Alta a Bergamo. Se vi è piaciuta questa puntata, mandateci i vostri commenti, i vostri like e iscrivetevi al nostro canale Iris TV. State con noi anche per la prossima. Irina Kirdea, Iris TV.